Presidente Boldrini, articolo 8 e seguenti. In primis è nostro pieno diritto fare valutazioni sul suo operato. Pieno diritto. Lei può rispondere, ma noi abbiamo tutto il diritto di fare valutazioni sul suo operato. Primo. Secondo, poc'anzi lei ha detto la legge al Senato verrà votata. Lei si può prendere questo impegno da Presidente della Camera? Cosa ne sa lei che cosa succederà sulla legge sui vitalizi? Chi ci garantisce che non verrà affossata? Chi ci garantisce che non verrà annacquata? Chi ci garantisce che non verrà modificata per rispedirla qui alla Camera e per non veder mai approvata una legge sul taglio dei vitalizi e non farla mai diventare legge dello Stato? Lei si può prendere questa responsabilità? Questo non è un richiamo al regolamento, onorevole Di Battista. Comunque c'è un iter in corso. Quindi non c'è un richiamo al regolamento. Mi dispiace, lei sta facendo un intervento nel merito, non un richiamo al regolamento. La ringrazio, onorevole Di Battista. Onorevole Caparini, prego. Allora, benissimo, onorevole Caparini. Onorevole Di Battista, la richiamo all'ordine. Lei non può parlare adesso. La smetta. Lei ha terminato il suo intervento perché non era un richiamo al regolamento. Si attenga alle regole. La richiamo all'ordine per la seconda volta. Onorevole Di Battista, la smetta. Allora, guardi, se lei pensa che questo sia un modo per, come dire, lei ha già parlato. Onorevole Di Battista, esca da quest'aula. Esca da quest'aula. Si allontani dall'aula. La ringrazio. La ringrazio, onorevole Di Battista. Si allontani dall'aula. Si allontani dall'aula. La ringrazio. La ringrazio, onorevole Di Battista. Si allontani dall'aula. Allora, deputato Duva, su che cosa? Presidente, articolo 8 sulla gestione dell'aula. Forse la situazione sta un attimo sfuggendo di mano. Il collega Di Battista ha fatto un intervento in cui stava rispondendo alla Presidente, riferita al fatto che come sta gestendo l'Aula, l'ha fatta esattamente sullo stesso argomento su cui lo sto facendo io. Questa gestione dell'Aula, Presidente, è assolutamente inaccettabile, mi deve perdonare. Però se lei dice delle cose, se lei giustamente dal suo scranno, il più alto della Camera, si permette giustamente di replicare ai colleghi e via così, è diritto del collega Di Battista fare un intervento sul regolamento, sull'articolo 8, su come l'aula viene gestita. L'intervento del regolamento, Presidente, è di 5 minuti. Lei invece ha deciso di togliere la parola al collega, addirittura cacciarlo dall'aula perché ha fatto un intervento e voleva finire il suo intervento. Ora, mi deve spiegare esattamente se questo è il modo di gestire l'aula. Se permette, non lo è affatto. Al di là del fatto che qui si parli di vitalizi e altro, come dice lei giustamente, si entra nel merito, ma il fatto che lui non abbia potuto terminare il suo intervento è inaccettabile, Presidente, e non lo potrà nemmeno rifare perché l'ha pure cacciato dall'Aula. Io la prego, Presidente, di evitare questa cosa e piuttosto riammetterlo alla seduta, perché è veramente indecoroso che questa persona si sia dovuta andare, questo collega si sia dovuto allontanare perché voleva finire il suo intervento di 5 minuti. Chiedo appunto quindi di riammetterlo. Allora, deputato, l'intervento non era pertinente e i toni erano veramente, veramente inaccettabili, va bene? Va bene? Allora, io ho preso questa decisione. Peraltro, le inammissibilità non si discutono, nel senso che sono inappellabili. Sì, io ho ascoltato le vostre ragioni. C'è un richiamo al regolamento. Se è un richiamo al regolamento deve essere pertinente, non può essere un modo per riaprire la discussione sulla inammissibilità. E no, mi dispiace. Allora, deputato Bonafede, poi le do la parola, deputata. Poi sì, c'è Caparini, giustamente. È perché è richiamo al regolamento, grazie, quindi Presidente. Mi prima. Prego. Io voglio capire semplicemente una cosa, perché basta chiarirsi. Se qui funziona che la Presidente che si ritrova
per dinamiche che non capirò mai, a ricoprire quel ruolo, può venire qui e dire... Ma lei come si permette di dire questo? Io sono stata eletta. No, ma non si può accettare. Quale dinamiche? C'è stata una votazione. Questo è altamente irrispettoso della Presidenza. È altamente irrispettoso. C'è stata una votazione, va bene? Quindi lei non si può permettere di dire questo. Presidente, non volevo offendere la sua persona, mi permettevo di esprimere... Ma lei sta offendendo, se lei non si rende conto che offende, è un problema serio. Io non mi permettevo di offendere la sua persona, non lo farei mai, ma ho il dovere politico di esprimere un giudizio politico su una carica politica, la terza carica dello Stato, che secondo me in questo momento è ricoperta in malo modo, e glielo spiego tramite il richiamo al regolamento. Io voglio capire se lei può entrare qui dentro e dire praticamente funziona come dico io, o fate tutto quello che vi dico io di fare e col tono che vi dico io di fare, oppure non si va avanti. Vede, Presidente, ciascuno qui dentro non può dire quello che vuole in termini offensivi, ma ciascuno, io spero che siamo tutti d'accordo, i contenuti non offensivi li esprime nel tono che vuole, perché se qui siamo a un punto che la Presidente dice no, guardi, il suo tono non mi piace, non lo so, mi dia una tonalità alla quale mi devo attenere, perché Presidente, quello che ha detto lei poc'anzi, non so se si rende conto, è molto grave, perché il tono lo esprime, non lo so, lo può giudicare la maestra a scuola, ma non la Presidente della Camera rispetto a deputati eletti democraticamente dal popolo italiano. Lei non può dire che Alessandro Di Battista doveva essere buttato fuori perché aveva un tono sbagliato, perché lei non è né la mamma né la maestra di Alessandro Di Battista, e quindi la invito davvero, la invito, Presidente, perché nella vita c'è anche una coerenza nell'esprimere delle scuse, la invito a scusarsi per quella motivazione che ha dato. La ringrazio. Primo, no, non ho ancora terminato. Sì, richiamo al regolamento, io non l'ho ancora capito veramente. Lei sta entrando nel merito di una questione che non ha nulla a che vedere col regolamento. E ancora richiamo al regolamento. Sì. Il fatto che lei risponda dicendo che qualcuno non può intervenire, sempre nella gestione dell'aula, perché qualcuno non può intervenire perché sta travisando l'oggetto del suo dell'intervento. Ora, Presidente, io vorrei capire cosa c'entravano i terremotati nella spiegazione che lei ha dato rispetto all'eccezione fatta dai deputati Fraccaro e Di Maio, perché... O ci atteniamo tutti all'oggetto, oppure mi sembra, oltre che di cattivissimo gusto, assolutamente fuori luogo nel momento in cui si parla di vitalizi, dire però guardate, abbiamo risparmiato un po' per dargli ai terremotati. In questo le invito a chiedere scusa non solo alla Camera ma anche ai terremotati, che avrebbero piacere di non essere utilizzati a suo piacimento per cercare di non portare in aula l'argomento dei vitalizi. Terzo punto, Presidente. Deve concludere. Io voglio capire quale legge impedisce, perché qui o stiamo a raccontarci barzellette o parliamo di leggi. Io voglio capire da lei e da tutto il suo staff quale legge impedisce alla Camera dei Deputati di discutere del suo bilancio e dei punti del suo bilancio. Siamo soltanto qui per questo. Perché c'è una proposta di legge che riguarda quell'argomento in un altro ramo del Parlamento. Io non le chiedo di dirmi qual è la sua opinione. Io da deputato, siccome ci viene impedito di portare un argomento del bilancio all'attenzione della Camera affinché la Camera possa votarla nella sua piena libertà, anche diversamente da quello che penserebbe il Movimento 5 Stelle, anzi non ho dubbi, però siccome lei ce lo sta impedendo, io voglio sapere quale legge dice che noi non possiamo discutere un argomento perché c'è una proposta di legge in un altro ramo del Parlamento, perché la informo, Presidente, che probabilmente allora non possiamo nemmeno parlare del bilancio, perché su ogni punto di quell'argomento probabilmente c'è una proposta di legge in Parlamento, quindi attendo la sua risposta, grazie.